Nel suo libro si intrecciano la prospettiva del testimone e quella del giornalista. Come è riuscito ad armonizzare e che tipo di insegnamento possono trarre da questo libro i lettori, secondo lei? Come sono riuscito a ad armonizzare? No, mi sono spogliato, ho cercato di spogliarmi dalle vesti del giornalista, ho cercato di raccontare una storia molto soggettiva, assumendo il punto di vista, diciamo, più letterario che giornalistico. Cioè, ho cercato di evitare le cose giornalistiche, di non cercare la verità, di raccontare storie. Quale insegnamento si può trarre? È questa. L'unico insegnamento, secondo me, che si può trarre è che la memoria è materia viva e che la memoria è un'arma politica e che va usata politicamente.